Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nella mattina di oggi, giovedì 16 maggio, a Venezia, precisamente nel sestiere di Castello, divampato un incendio. Verso le 10.30, infatti, in Calle Zorzi, ha preso fuoco un appartamento in un palazzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i quali hanno fatto in modo di evitare che le fiamme si diffondessero in tutto l'edificio. E questa notte, ancora cronaca, l'ondata di maltempo ha interessato in particolar modo le zone della riviera del Brenta, di Vigo Novo e Mirano. Oltre 80 mm di pioggia caduti che hanno provocato l'allagamento dei corsi d'acqua nonché degli scantinati in alcune abitazioni. Ma non solo. Numerosi gli alberi caduti e i contatori dell'energia elettrica che sono saltati a causa dei fulmini. Sono in corso per questi le riparazioni. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Al piano terra dell'ospedale Città del Piave è attiva una piastra poliambulatoriale. Nel dettaglio, negli ex ambulatori di oculistica, ora sono attivi gli ambulatori di medicina e cardiologia dello sport, cardiologia clinica, endocrinologia, allergologia, reumatologia, gastroenterologia. La parte invece che in passato ospitava le vaccinazioni pediatriche è stata dedicata alle attività ambulatoriali di ORL, quindi con la presenza di uno studio medico, due ambulatori specialistici, ambulatori del logopedista e dell'audiometrista con una nuova cabina silente e uno studio ambulatorio medico per il direttore dell'unità di ORL. Ultima pagina. Sono ancora aperti i bandi per l'assunzione di neturbine e neturbini autiste e autisti da impiegare in tutto il territorio di Veritas. I turni sono mediamente di 6 ore per 5 o 6 giorni lavorativi. Chi fosse interessato può rivolgersi alle agenzie interinali o alle società di ricerca del personale incaricate da Veritas e che si trovano nelle province di Venezia, Treviso e Padova. L'elenco si trova nella sezione Lavora con noi del sito www.gruppoveritas.it, all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, dove sono reperibili tutte le informazioni necessarie. Ulteriori informazioni al numero 041 7291 111. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.